In prefettura c'è stato un tavolo tecnico per l'emergenza dell'Ucraina. Vi voglio dare lettura di quello che sono state le risultanze all'interno di questo tavolo, anche per una forma di informazione e di comunicazione. Si informa che al tavolo regionale tenuto in data odierna, cioè ieri, presso questa prefettura, sono state definite apposite forme di comunicazione per registrare l'ingresso in questa provincia di cittadini ucraini, ospiti di famiglie, associazioni e parrocchie. Tutti i cittadini ucraini in arrivo in questa provincia, ospitati da famiglie, associazioni e parrocchie, devono comunicare con immediatezza i propri dati, rendendo apposita dichiarazione presso il comune di arrivo o di destinazione. Il comune farà compilare una scheda informativa dove dovranno essere indicati data, luogo di arrivo e recapito telefonico delle famiglie, associazioni e parrocchie ospitanti. La scheda informativa verrà tempestivamente trasmessa dal comune all'indirizzo PEC della prefettura che coordina la gestione dell'accoglienza in accordo con Regione, Questura ed ASDREM. Allo scopo di favorire la circolarità delle informazioni, la scheda è stata trasmessa a questo comune come ad altri comuni e quindi all'interno poi del servizio ASL, della Protezione Civile regionale e quant'altro, vedremo di creare questo flusso informativo e di dare il nostro contributo. Questo perché da molte parti ci giunge la richiesta di molti cittadini che con grande generosità vorrebbero ospitare cittadini ucraini. Poi ci sarà tutta un'altra procedura perché può essere riconosciuto per i cittadini ucraini la possibilità di rimanere qui in Italia almeno per un anno e quindi dovrà attraverso il consolato che sta a Napoli dovranno essere censiti tutti coloro che rimangono qui come rifugiati di guerra. Quindi, sulla base di questo poi vi daremo maggiori dettagli e informazioni perché spesso lo chiedono a noi, ma lo possono chiedere anche a voi e quindi è giusto che sappiate quali saranno le procedure. Oggi con Padre Enzo, che gli passo subito la parola, stiamo cercando di dare anche noi il nostro contributo umanitario, tenendo conto che abbiamo un bellissimo rapporto con la città di Oshu, che è una città di cui noi siamo gemellati. L'ultima volta io e Padre Enzo siamo stati lì nel 2019, dopodiché è arrivata la pandemia e siamo rimasti in contatto soltanto a distanza. Oggi questo può essere un'occasione per riallacciare questo legame con la città di Oshu, che è vicino Cracovia, e quindi, come sempre abbiamo fatto, collaboreremo nell'interesse dei cittadini ucraini. Bene, buongiorno e grazie, come già vi ha detto Francesco il sindaco, perché siete qui, perché essere qui significa rendere in qualche modo notizia di quelle che sono le idee e le motivazioni di queste idee. Idea significa progetto di fronte a quelle che sono le necessità. E io se vi parlo in questo modo, vi dico delle cose, voi valutatele bene perché nascono, come ho detto poco fa da una piccola intervista, nascono da un'esperienza sul campo perché proprio in questo anno noi stiamo per celebrare 20 anni dal terremoto a San Giuliano e abbiamo vissuto un'emergenza durata almeno 5 anni di sostegno e di accompagnamento di quella popolazione e dei paesi del cratere sismico. E allora se vi dico alcune cose, le dico in nome di questo, poi naturalmente ognuno le valuta e le valida dentro la propria esperienza. Direi che la prima grande cosa che possiamo e dobbiamo vivere è l'unità di intenti, cioè provare a decidere dentro di noi l'umiltà di dire: questa cosa che stiamo per vivere, questa esperienza che stiamo per fare, sarà espressione di una unità, nel senso di una città che opera, di una chiesa che interviene, o sarà malata di protagonismo? Perché se sarà malata di protagonismo e di protagonisti,
Allora, qui possiamo solo dare delle notizie, poi il resto ognuno va per conto suo e ognuno si fa la sua foto, il suo articolo sul giornale per chi ha fatto delle cose. Se non siamo malati di questo, no, la carità renderà ognuno quello che merita, perché in fondo il primo merito è che non abbiamo disperso le energie e le forze, ma ci siamo in qualche modo compattati per avere un'unica finalità e certamente diversità di interventi, ma sempre per un unico progetto. Quindi io questo ve lo raccomando, perché quando abbiamo fatto quell'esperienza del terremoto, qualcuno è andato a ruota libera perché voleva naturalmente. E devo dire che è stato molto triste per me dover, per ogni pacco che è arrivato a San Giuliano, per ogni camioncino che è arrivato, ho dovuto fare la fotografia con chi mi consegnava questa cosa, perché era il direttore della Caritas, perché dovevano mettere sul giornalino parrocchiale, sul giornale locale, questa cosa. Ed era veramente qualcosa che mi rattristava, però dovevo rispondere a questa esigenza. Noi questa cosa la vogliamo vivere invece veramente, cioè dobbiamo parlare all'unisono, e saremo espressione in questo nostro Molise anche di una capacità di vivere una finalità legata tutti insieme. Questa cosa accade anche per un motivo. Prima di tutto non ci deve essere la frenesia dell'intervento, perché adesso stanno scappando tutti, tutti vogliono portare, tutti vogliono volare. Sembra che questa guerra finisce la prossima settimana e i problemi si risolvono portando della roba. Quindi questa fretta perché? Perché noi telefonando e contattando Oshuf, che è gemellata con noi e che sta poco distante dai confini e quindi da là dove arrivano gli ucraini e quindi vengono aiutati, noi non vogliamo dire che la nostra carità vuole essere concreta, cioè vuole essere consegnata nelle mani di chi opera. Allora, se noi andiamo oggi a portare un dire, probabilmente ci ritroveremo con dei magazzini in questa città che sono già pieni. Allora il dire resta in piedi, carico, deve aspettare una situazione per scaricare. E quindi, ecco, arriviamo e poi magari non si sa, poi si ammucchiano. Noi intanto faremo già delle cose ordinate, quindi le scatole e i cartoni che saranno organizzati avranno sempre sopra la scritta di che cosa c'è dentro, no? E che, se sono abbigliamenti o altro, a cosa sono destinati. Chiuso parentesi. Perché questo? Perché il sindaco di Oce e noi ci siamo rapportati da 20 anni, e quest'anno fanno anche 20 anni dal gemellaggio con Oce. Loro sono gemellati con altri 3 paesi, uno di questi è ucraino, quindi hanno una spola diretta, quindi come un triangolo della carità che ci permette di vivere questo servizio. Quindi il sindaco e l'interprete, che anche Emanuele ha contattato e sentito, ci ha dato dei tempi più lunghi di una settimana, cioè non dobbiamo tutti in una settimana raccogliere e portare, perché se no arriviamo tardi la gente muore, non muore. Se è arrivato in Europa è sicuro che non morirà di fame e non morirà nemmeno di freddo. Però è chiaro che, essendo tempi lunghi, noi dobbiamo provvedere a quelli, dobbiamo guardare con molta intelligenza rispetto a quei tempi. Allora, questa un po' è stata la formula. Potremmo andare, cercare di attraversare il confine, di raggiungere qualche posto, di lasciare la roba, e poi c'è l'arrembaggio, perché quando lasci della roba a chi trovi per primo che ha fame, c'è l'arrembaggio, e la fame fa sempre dei brutti scherzi. Allora, questa è la prima cosa. La seconda, se noi decidiamo che tutto sarà coordinato con tutti i centri di volontariato e anche le comunità parrocchiali o altro, che ci sia uno stile di raccolta che parte da una pazienza nel poter dire anche no, perché questo è un momento in cui uno pensa di svuotare gli armadi, di svuotare le case e di portare tutto quello che ha, pensando che è utile. Noi probabilmente molte cose usate, se non le mettiamo più, non le metteremo se qualcuno ce le portasse. Quindi probabilmente le cose che dobbiamo attivare sono poche, necessarie e nuove. Non può essere che ci togliamo l'usato, lo dicevo poco fa. Se uno a casa ha un bell'abito dal matrimonio, da un papà che è partito per il cielo, giacca, pantalone, gilet, non è questo il momento di questa cosa, è la giacca al vento, è il pantalone giusto, è l'imbottita, cioè è il sacco a pelo, cioè sono delle cose che devono essere utili in questo momento, tra l'altro d'inverno, e quindi non si tratta, quindi la carità anche rispetto alla gente, far capire che noi non stiamo rifiutando la roba, per cui se facciamo un elenco, se
se facciamo il manifesto dei volantini, dentro c'è scritto quello, dobbiamo poterli educare che la carità non è portare e mettersi a posto la coscienza che abbiamo portato, ma portare ciò che è necessario e concedere a noi la capacità di organizzarla per poter poi consegnarla. Questo stile deve essere di tutti, perché sennò, come accade nella carità, quello è buono e quello è cattivo, un privato è buono, un privato è cattivo, un privato che non capisce niente e quello che capisce tutte le cose. Quell'associazione è più brava perché si prende tutto, quell'altro invece non capisce niente perché viene mandato a casa. No. Allora, se siamo tutti in questo clima, allora naturalmente può andare verso un risultato bello, perché è bello sapere lavorare insieme e sapere che nel rispetto delle differenze, delle capacità e delle finalità che abbiamo nelle diverse associazioni, pensare che l'opera l'ha fatta la città, l'ha fatta la comunità, anche quello che non ha dato niente deve sapere che lui, se è termonese, se è di questa città, qualcun altro l'ha fatto anche in nome suo, e questo dovrebbe essere una prima grande cosa, per cui cerchiamo proprio di evitare tutti quanti quelli che sono i giudizi, i pregiudizi e le differenze. A questo punto cosa dobbiamo dire? Che lo stile ci dice anche come sarà la finalità sarà questa città, la finalità sarà andarle a portare, la finalità sarà che la consegna sia espressione della nostra carità, della nostra capacità di compatire, cioè di patire, di soffrire insieme a chi sta vivendo questa sofferenza. A questa roba si aggiunge la possibilità anche di accogliere delle persone. Credo che Francesco abbia già ricevuto la disponibilità, perché il Vescovo ha dato la disponibilità di 40 posti, circa 40 posti di accoglienza, e la Misericordia lo stesso ha dei posti di accoglienza, che sono posti, diciamo, decenti come accoglienza. Però quando diciamo accoglienza non diciamo numeri, posti è una cosa, però io direi che nella proposta che ci fanno non è quella di prendersi un bambino a casa con quella gioia di poter tenere un bambino dentro la famiglia, perché non arrivano i bambini soli, arrivano sempre con delle mamme, con delle nonne, e quindi l'accoglienza è famiglia, non è bambino che finalmente mi realizzo anche come papà, come mamma, come nonno, perché lo porto a casa e che poi sarebbe difficile capire il suo linguaggio, capire di che cosa ha bisogno, cioè. Quindi parliamo di posti letto, ma per esempio giù all'Educandato, c'è cioè la vecchia Caritas Emmensa, ha delle camere, quindi da due e da tre con il bagno interno e tutto, quindi ospitalità di famiglia che rimane insieme come famiglia. Se rimane un gruppo di persone vicino, hanno modo di parlare tra di loro, di scambiarsi le cose, i pensieri. E i bambini che possono giocare anche tra di loro oltre che con i nostri, quindi sono cose importanti quando ci si trasferisce, perché essere una famiglia sola, accudita in maniera straordinaria anche da un palazzo, da un quartiere, è cosa bella, però il problema è che non può essere localizzata la carità soltanto a quel bambino, a quella famiglia. Noi accoglieremo, sicuramente ci saranno destinate famiglie, ci diranno quante famiglie potete accogliere e ci diranno, noi abbiamo in questo momento, da quello che abbiamo potuto appena rilevare, una cinquantina di posti di accoglienza, e naturalmente queste cinquantina di posti possono essere, che vi devo dire, 14-15 famiglie, che per una comunità piccola come noi già è tanto. Poi, se noi sappiamo che ci sono persone che hanno lavorato, perché molte donne hanno lavorato presso di noi come badanti, quindi hanno una relazione con delle famiglie di Termoli perché hanno passato del tempo ad accudire gli anziani di quella famiglia, quelle naturalmente ci possono dare la disponibilità o di quelle persone o di un'altra famiglia che magari si sono abituati ad avere dentro casa. Ecco, questo è un po' l'accoglienza delle persone. A tutto questo, naturalmente non so se ci sono, questo ce lo può dire il sindaco, delle contribuzioni che passano per la prefettura, o questo dovremmo provvedere noi, perché se provvediamo noi, oltre a quello che può prevedere la cosa, è chiaro che dentro la raccolta dovremmo comunque avere una piccola parte di magazzino per poter sostenere, perché non è un giorno, un mese, può essere anche un anno, quindi poter in qualche modo non dover continuamente fare raccolte o stimolare la gente. Per l'ultima cosa,
Ecco, direi soltanto il fatto del denaro, perché non lo so se si sono attivati o si attiveranno delle raccolte, se le avete già attivate, che magari passano da voi. Io vi voglio ricordare che qualsiasi conto voi aprirete sarà soggetto a verifica dalla finanza, se non è adesso, pure fra un anno e mezzo. E se vi trovate manchevoli, quello che è sembrata la carità sarà una pena da pagare, perché noi abbiamo dovuto tenere per 2 o 3 anni ancora tutti i conti correnti e le cose che hanno versato per San Giuliano, anche di 5 euro di conto corrente, anche solo di 5 euro. Dici, ma che so, eppure se sono trovato a finanza, mi ha fatto portare gli scatoloni, se l'ha visto tutto quanto e me l'ha portato. Quindi, ecco, bisogna stare attenti. Se noi avremo una raccolta straordinaria che non passi per un conto, allora quella può essere fatta senza dover rendere conto, senza dover avere tutta una burocrazia da tenere, perché quella potrebbe essere, e ne parlavamo, ma non è detto, perché può essere fatta attivata qualsiasi altra forma, per quanto riguarda il costo del TIR o dei camion che dobbiamo andare, perché quelli comunque hanno un costo. E quindi, se dobbiamo raccogliere soldi per quello, possiamo anche lasciare all'offerta libera della gente, che ci permette di gratuitamente riuscire a portare questa roba senza dover andare a toccare dei soldi destinati alle famiglie. Allora può essere una raccolta straordinaria che si apre, non ha bisogno di finanza, ha bisogno di fede, di fiducia, e con quelli magari si può attivare il viaggio e portare. A questo proposito, io dico, ognuno che sa le ditte che possono al minor prezzo possibile, cioè a quello che effettivamente costa, non perché ci devono guadagnare, che sapete che poi scattano tutti i guadagni, no, diciamo, come terremoto, è successo il terremoto, ma ci arricchiamo perché facciamo queste cose, no? Quindi invece, se ci sono delle ditte che vogliono dire, io metto il camion, l'autista, e poi paghiamo solo il carburante, l'autostrada, il mantenimento, il vitto e alloggio per i nostri due autisti, che le cose, questo ci farebbe piacere, perché secondo me è un gesto di carità e di bontà da parte di chi vive questo come mestiere. Quindi in questo senso tutti possiamo cercare la cosa sicura, cioè il camion da noi a oggi, e quella che naturalmente magari si spende di meno. Forse ho trascurato delle cose, ma per me erano queste importanti. Una tempistica è veloce, cioè noi almeno il Vescovo ci ha detto che sono già tutte pronte l'estate, cioè non hanno bisogno di grandi cose. Il problema è che noi dobbiamo comunicare questo, e questo non sono io, insomma, no? Se adesso si dirà, abbiamo valutato in questo momento, in questi giorni abbiamo questa disponibilità, e può essere da lunedì o da venerdì o da sabato già pronta, cioè se ci dicono, guarda, ci sono delle famiglie che hanno dei riferimenti nella zona del Molise e possono arrivare a Termoli, sono questioni di giorni, noi siamo già pronti. Cioè, quelle stanze che il Vescovo ci ha messo a disposizione della vecchia ex Caritas sono già pronte, cioè sono già pronte per essere abitate. Allora, per quanto riguarda la domanda se e come possono venire attualmente le persone qui, se uno ha un riferimento già va da sé che possono dire vengo in Italia perché c'è mia figlia a Termoli, oppure ho uno zio o un familiare, un parente, una persona che conosco, quindi quelle sono uno spostamento di carattere puntuale. Per quanto invece riguarda tutto il discorso che si è fatto prima in precedenza delle persone che saranno accolte ma che non hanno un punto di riferimento, e quindi creare poi anche quelle condizioni che diceva Renzo, cioè persone che dovranno assisterle anche nel linguaggio, perché bisogna comunicare con loro. Tutto questo dovrebbe a breve chiarirsi attraverso le linee guida che daranno il Ministero degli Interni, quindi la Prefettura farà in qualche maniera, perché poi anche qui ci sarà una ripartizione tra le regioni del numero delle persone da accogliere. Quindi sulla base di questa ripartizione e sulla base delle indicazioni che arriveranno in prefetture della disponibilità degli alloggi si organizzerà la macchina per l'accoglienza. Ecco, quindi questo
è un po' in sintesi le cose che bisogna dire. Viceversa, mi ricollego a quello che diceva Padre Enzo per quanto riguarda la raccolta fondi. L'informazione che diceva Padre Enzo non è diretta alle associazioni, perché credo nella vostra onestà e nel vostro buon senso, ma è un'informazione che bisogna tenere tutti a mente, perché se abbiamo sentore o informazione che qualcuno faccia il furbo sulla raccolta fondi, dobbiamo subito intervenire. Quindi è una cosa che dobbiamo tenere bene a mente tutti quanti. Poi, Padre Enzo, ti posso garantire che io farò una ricognizione delle ditte di autotrasporto che si vogliono mettere a disposizione per fare proprio quello che avevi appena innanzitutto detto tu, e quindi anche lì ci sarà sicuramente la generosità e ognuno darà il suo contributo, per cui ora iniziamo ad organizzarci, No, no, anche in altre circostanze abbiamo avuto queste disponibilità generose, ecco, da ditte che fanno proprio questi trasporti. E con lui voglio dire, noi possiamo già dire, come ci chiedeva lei, che noi abbiamo al momento 50 posti, ce lo possiamo comunicare alla prefettura, poi in base a quello che stabiliranno, perché noi siamo pronti, quindi ve l'ho detto, abbiamo fatto già la visita al Gioale Ducandato, le stanze sono da 2, da 3, da 4 letti con il bagno interno, quindi in realtà poi voi sapete che là c'era anche la mensa per mangiare, quindi le cucine sono rimaste, non sono state smantellate, eventualmente diciamo c'è l'attrezzatura che provvisoriamente e immediatamente può partire per poter fare anche questo servizio, per non avere poi la cucina. Però io direi che come associazione potremmo avere delle disponibilità di mini appartamenti o di appartamenti che la gente ha. Assicuriamoci che non ci dicano che a maggio le devono lasciare perché le affittiamo per i turisti, perché significa che a quel momento noi ci ritroviamo con la gente fuori casa La o guerra che non non possono finisce. essere cacciate di casa, comincia una guerra legata all'economia del turismo estivo, che qua a Terni non si trova un appartamento da affittare perché sono tutti riservati a maggio, quando si affittano per le cose, e qui c'è della gente che o la casa se la compra o sembra che non possa più vivere l'affitto di una casa, perché no, ci sono, stanno vuote e servono solo per l'estate, dove si guadagna tre volte tanto in 4 mesi. E questo è un dramma, perché se ci diranno sì, la mia casa è disponibile, quanto tempo? Il mio mini appartamento che ho è di più, quanto? 3 mesi, 1 mese? Non possiamo accettare tempi determinati, secondo me, perché non è un tempo determinato, dove dopo ti ritrovi con la famiglia per la strada oppure in crisi perché mo ci vuole. Andiamo a finire sui giornali che avete messo fuori dalla porta una famiglia perché la dovete affittare per l'estate, si deve affittare. Quindi anche come associazione, chiunque ci viene a dare queste disponibilità, dobbiamo essere così attenti di prendere indirizzo casa e a tempo indeterminato, se vuole essere carità, perché se no è una carità ridotta, provvisoria, ecco, non si può accettare questa provvisorietà. Bah, io voglio aggiungere su questo argomento poi una riflessione più ampia. Tenete conto che se la guerra dovesse finire domattina, molti non rientrano a casa perché c'è tutto da ricostruire. C'è da ricostruire infrastrutture, c'è da ricostruire probabilmente la propria abitazione che è stata colpita dalle bombe, c'è da ricreare un'economia perché si ritorna lì. Quindi la situazione sarà lunga, quindi mettiamocelo bene a mente, è una situazione lunga, è una situazione che sappiamo come fanno. Le guerre a volte le vediamo in televisione e non ce ne rendiamo conto, ma sono così. Ci vorrà il tempo necessario per riuscire da questa situazione. Credo che è bene che tutti quanti siano consapevoli che si può far carità in tanti modi, per cui sotto l'aspetto dell'accoglienza è necessario invece pensare che, come ha detto giustamente Padre Enzo, è un tempo indeterminato, perché ci vorrà tanto tempo, quindi è giusto che sia così. Quindi chi si vuole mettere a disposizione lo faccia, ma con la consapevolezza che è una questione che sarà molto complessa e lunga, va bene? Sì, solo per una. Grazie, Sindaco.
volevo concludere riallacciandomi un attimino al discorso che ha fatto Padre Enzo all'inizio, ovvero il discorso di lavorare uniti con un unico fine, che è quello poi sostanzialmente che ci ha, diciamo, che abbiamo concordato dall'inizio, dal primo momento in cui ci siamo trovati qui in questa sala, appunto per avviare quella che era la macchina della solidarietà, che è oramai avviata. E tanti sono i cittadini che già si sono messi all'opera appunto per aiutare le persone che purtroppo in questo momento gravano in un momento di estrema difficoltà. E credo che questo è un chiarimento che era bene fare. Infatti la presenza di Padre Enzo qui, che ha voluto un attimino delucidare anche qual è il percorso che il lavoro che è stato coordinato dal Comune, diciamo, qual era la piega che andava a prendere in sostanza, perché è bene che la carità dei cittadini termolesi abbia una destinazione certa, e la destinazione certa è quella che è stata appunto annunciata in questa sede negli interventi che mi hanno preceduto. Quindi vogliamo rafforzare quello che è, attraverso questo momento di difficoltà, quello che è il legame che la cittadina di Termoli ha con la cittadina di Ociuf, e questi forse sono i momenti in cui è importante dare un segnale di vicinanza, perché talvolta nei momenti di gioia, nei momenti di allegria, insomma, è facile, insomma, sancire gemellaggi, sancire unioni con altri comuni, però è nei momenti di difficoltà che poi si vede quello che è realmente il rapporto tra due istituzioni. Quindi volevo solamente concludere con questo, era giusto, insomma, renderlo noto. Non l'abbiamo reso noto nel comunicato iniziale, quando abbiamo avviato la raccolta dei beni, però era il momento, insomma, di sancire un attimino quello che era il progetto che questo comune, insieme alle associazioni di volontariato, insieme alla Chiesa, insieme a Padre Enzo, che comunque ci sta dando una grossa mano nel tenere i rapporti con Ociuf, insomma, era giusto darlo come informazione a tutti quanti i cittadini. Quindi, concludo. Precisiamo solo, sì, una cosa: se nell'elenco delle cose che servono io ho chiesto a Michele di mettere per ultimo la pasta, è perché va spiegato, no? Quindi no, non dobbiamo pensare alla fame partendo da quel che ci mangiamo noi, che per noi la pasta, se ci manca quello, non è cosa. Dall'altra parte invece non è il primo arrivo, noi potremmo riempire un birro solo da maccheroni, quindi è sapore, però quando arriva là ci si deve ancora abituare che la pasta sia l'alimento principale, mentre per loro, ecco, sono i legumi, sono lo scatolame, tutto quello che anche a lunga scadenza permette loro di guardare un po' al futuro con più calma. La pasta sicuramente ci vorrà, però non sarà il primo alimento che noi pensiamo, perché i nostri cittadini la prima cosa che pensano sono la pasta. Quindi arriveranno quintali se noi non precisiamo che questo è un elemento importante ma relativo. Quindi quando mettiamo delle, così come se sul manifestino le cose sanitarie sono scritte poche, dobbiamo far riferimento anche al dottor Fabrizio Giovanni, che curando la pastorale sanitaria della diocesi ha un elenco di cose con le quali si è già sentito, che sono di più di quelle che trovate, che troveremo sul manifestino. Quindi per ogni specifico a volte facciamo riferimento e faremo riferimento a quelle persone. No, sarà bene quindi poi appena possibile allestire un piccolo foglio dove ci sono i numeri di tutte le associazioni e di alcuni referenti ai quali dire: guarda, ti portano gli assorbenti, servono? Servono, allora va bene, portateli. Mi portano il latte in polvere? Sì. Oppure porto una cosa che non serve, e dici va bene. Allora, se abbiamo alcuni referenti, perché Giovanni diceva appunto, io le cose che ho messo che so che possono servire sono queste, noi invece sanitariamente abbiamo messo 4-5 cose. Allora, facendo questo foglio, che poi cercheremo di passarci, di tenere bello attaccato nelle nostre associazioni, ecco, cercheremo di farle rientrare. Per il momento credo che veramente messi d'accordo che il riferimento da portare, insomma, le cose quando sono fatte, scatolate, scritte, vanno al magazzino, c'è, cioè, la misericordia, è così che vi avete, sì, una volta raccolto. Però tutto, noi abbiamo anche la possibilità poi, una volta che ce lo fanati e cose quando già sul bancale,
Abbiamo anche la possibilità di un magazzino nella zona industriale che manipoliamo un po', che è 10 volte a quella che è la capacità della Misericordia. Per cui dobbiamo bilanciarci su questo, perché là quando metti la roba sui bancali vedi anche se serve un tir, due tir o ne servono 3 secondi, come vedi il volume della raccolta, ecco questa cosa qua. Quindi facciamo riferimento prima lì, però Romeo diceva che ha già ordinato le scatole di cartone perché è necessario, se cominciano ad arrivare, penso che anche voi, al di là dei centri commerciali, no? Mi porteranno delle scatole tutte bianche, grandi e bianche, dice, così ci potete già scrivere sopra senza un altro foglio di carta quello che magari c'è dentro. Ecco, queste cose poi ci pensiamo tutti quanti. Volevo chiedere in che livello di coordinamento c'è invece con altre campagne solidali che sono partite sul territorio anche con un buon successo. Diciamo che dobbiamo in qualche maniera creare questa filiera per evitare di portare poi una roba eccessiva e soprattutto di non poter focalizzare dove portarlo, perché aveva detto prima Padre Enzo che ci sarebbe poi l'assalto e si rischia poi di non far arrivare a destinazione tutto ciò che è necessario. Questa prima raccolta che c'è stata è un esempio di generosità e soprattutto di attenzione su questa tematica, però ora bisogna cominciare a ragionare, perché quando si muove la macchina della protezione civile non la si fa mai in maniera improvvisata. Voglio ricordare così, quando successe il terremoto in Irpinia, si mosse subito la macchina della solidarietà nel cercare di arrivare a destinazione dei territori colpiti. Peccato che nell'epicentro si arrivò con 11 giorni di ritardo perché tutti si fermavano nella parte periferica, perché e si è creato anche confusione. Perciò Assalto ai camion. Per questo dico, bisogna creare il giusto coordinamento, altrimenti si rischia di fare confusione, di non essere. Poi non pensiamo che ci siamo solo noi, c'è tutta l'Italia che si sta muovendo, quindi cerchiamo di capire che nel nostro piccolo bisogna coordinarci anche a realtà maggiori, alle altre regioni, e per questo la prefettura farà il suo. Svolgerà il suo lavoro di governo in un territorio, aspettando dal governo nazionale le giuste indicazioni. Ecco, mentre parliamo, vedete, ci vengono altre cose. Prima di tutto non possiamo imporre a nessuno di fare, ognuno se vuole fare quella cosa indipendentemente da questa realtà la fa. La seconda cosa è che se siamo collegati con la prefettura, e la prefettura di Camogli e Molise, e questo lo dirà il sindaco, ci chiede specificatamente qualche cosa che debba andare altrove, noi non staremo a dire ah no, noi lo portiamo solo a Osu. Cioè, la disponibilità è per concretizzare un gesto e passare da mano a mano, è bellissimo andare lì e consegnare a chi è gemellato. Però se ci diranno serve questa cosa di più da una parte, voi l'avete? Sì, noi allora questo sarà anche il fatto di essere disponibili a delle esigenze. Cioè non dice ah no, noi lo portiamo solo là, quindi arrangiate, andate da altre parti. Cioè dobbiamo da una parte finalizzare perché ci fa piacere avere questo riferimento preciso. Dall'altra parte, essere dentro le richieste che possono arrivare a livello di prefettura, delle prefetture del nostro Molise, che ci dicono che da qualche parte serve qualcosa di particolare, e se ce lo chiedono e ce l'abbiamo, non stiamo lì a discutere su questo, perché sennò diventa insomma, Questo discorso riguarda anche la questione dell'accoglienza, perché mi sono stati girati messaggi di cittadini che ci chiedono se alcune iniziative sono verosimili, sono serie, perché girano email non di posta certificata che invitano a dare disponibilità, eccetera. L'ho detto già prima, cioè nel senso si possono ricongiungere solo persone che in maniera puntuale e precisa in questo momento sanno dove andare, perché hanno una signora che faceva la badante in Italia e quindi ha i suoi familiari che si ricongiunge qui in Italia. Per quanto invece riguarda l'accoglienza in generale, dove non ci sono punti di riferimento, sarà la macchina della protezione civile, perché attraverso anche la protezione civile, l'abbiamo già detto prima, è fondamentale che queste persone abbiano un'assistenza continuativa, perché poi bisogna dialogare, bisogna capire quali sono le loro esigenze,
ci vorranno gli psicologi a sostegno di queste persone, quindi non è soltanto un tetto da mettere sulla testa, è un modo per alleviare il primo impatto che è stato quello della guerra e tutto quello che ne deriverà in seguito di conseguenze e come dire, di speranza. Quindi è una macchina che va ben organizzata e che in qualche maniera ha anche il tempo necessario perché tutto questo possa funzionare nel miglior modo possibile. Lorenzo, scusa, il nome di quella cittadina gemellata? Ociu. No, con l'Ucraina adesso non la diciamo a leggere. Tarnopol, forse? Tarnopol? Dovrebbe essere questa qua, cioè io l'ho scritta da una parte ma l'ho dato per scontato senza nome. Va bene, bene. Dopo ve lo comunichiamo perché se sentiamo Eva che l'interprete e la referente sia questo. Ecco, l'importante è che ci siamo un po' capiti, però ecco, faccio per dire, la Caritas nazionale già è partita con la raccolta. È chiaro che molte parrocchie del Molise come di tutta l'Italia se fanno delle raccolte una domenica, una raccolta straordinaria, manda lì. Questo non impedisce di fare le altre raccolte, eccetera. Perché naturalmente ogni ente che è capace di, cioè che ha l'autorità e la competenza, oltre che diciamo, il riferimento nazionale e internazionale, può avviare una raccolta indipendentemente da noi. Quello che nel piccolo possiamo fare come coordinamento nostro, lo facciamo. Il resto lo lasciamo alle organizzazioni nazionali che arrivano dappertutto. Quindi, voglio dire, la misericordia apre un conto? Le misericordie se la vedono loro, se vogliono oltre a quello fare anche questo, però il nostro piccolo vogliamo cercare di viverlo in unità, che secondo me dovrebbe essere una bella cosa. Ripeto, ma è così, insomma. Chiudiamo. Grazie a tutti e alla prossima.